Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Obi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere una build con una combinazione concepita solo ed esclusivamente per scoppiare tutti i boss del gioco. In poche parole, questa build utilizza vari poteri che vanno ad azzerare le resistenze e le difese degli avversari che verranno colpiti, e questo comporta un gigantesco e enorme quantitativo di danni fatto da voi verso di loro. L'arma che mi vedete in mano, semplicemente parlando, è quella che vi viene data con la quest di Mangiasterco, anzi è proprio la sua arma. La cenere di guerra di questo oggetto è molto semplice: scatenate quest'urlo, che per essere pignoli non triggera gli avversari, quindi non causa danni e nessuno vi colpirà solo perché l'avete attivata. Se avete gli spiriti nelle boss fight, questo non sembra, ma è molto molto utile. Qual è il suo effetto? È molto semplice. Praticamente abbassa tutte le resistenze e le difese degli avversari, ma soprattutto abbassa anche le difese all'applicazione degli status. Questo va in combo perché con un astrologo potete utilizzare le abilità di ghiaccio, tipo la tempesta di Zamor, che è una delle stregonerie più potenti da mettere in combo a quest'arma, attivare l'assideramento e, per chiunque non lo sapesse, tale effetto va ulteriormente ad abbassare tutte le resistenze del bersaglio colpito, oltre che a fare un danno durante l'esplosione e l'attivazione di tale effetto. Questo non sembra, ma in poche parole, quando partiranno questi due effetti, il colpo che verrà subito dopo sarà scagliato contro un bersaglio con tutte le difese e le resistenze quasi azzerate. Questo non sembra, ma è qualcosa di devastante, perché i danni saranno altissimi a priori dell'avversario. Probabilmente l'unico boss che potrebbe darvi qualche problema è la Belva Ancestrale, ma considerate questo: già le stregonerie di base fanno un treno di danno a priori. Quest'arma in teoria parte comunque anche su quel boss, semplicemente non parte l'assideramento, quindi avrà comunque parte delle resistenze abbassate e i vostri danni tecnicamente saranno comunque aumentati. Voglio mettere le mani avanti: questa build non è mia, ho preso spunto da una variante tank portata su un canale americano che io seguo, che sono due ragazzi che giocano Elden Ring con una versione moddata e possono provare tutte le build possibili e immaginabili, e hanno portato questo personaggio full armatura dell'ariete con una combinazione diversa, ma secondo me farlo danno con un personaggio, con una build volta a massimizzare tutto quello che è il danno magico e quindi la statistica di intelligenza, vi dà molte più possibilità. Proprio a livello di gioco potete usare più combinazioni di poteri e avere degli effetti migliori o peggiori in base alle vostre preferenze. Vi faccio un esempio: tutta questa build può essere usata in combinazione non alle stregonerie, ma magari delle cenere di guerra. Potete usare l'attizzatoio della morte, la lancia di ghiaccio, tutto quello che può andare a causare tale effetto, quindi l'assideramento, può essere utilizzato. Oggi noi vedremo due versioni della build: quella che utilizza la stregoneria della tempesta di Zamor, ovvero la bufera di neve, e l'attizzatoio della morte. Infatti in fondo al video ci saranno ben 4 clip contro i boss, 2 con una versione e 2 con un'altra, in maniera da farvi vedere quanto può essere il massimale di potenza di questo personaggio. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere tutti quelli che sono gli oggetti che compongono le due varianti devastanti di questa build. Bene, quella che state vedendo è la prima versione di build che vedremo oggi, ma voglio mettere un attimo le mani avanti e dirvi che sarò molto molto veloce, perché questa è la solita build del mio astrologo Scintipietra. Letteralmente parlando, ho cambiato due oggetti, cioè la spada di Milos, che è l'arma primaria del Mangiasterco, che va ad attivare la sua cenere di guerra per abbassare tutte le resistenze degli avversari, e non solo, avrebbe anche un effetto che vi fa tirare degli attacchi pesanti diversi. A voi non frega niente, perché tanto non avete statistiche per fare lo scaling di quest'arma in maniera che abbia un danno decente. Voi dovete attivare la cenere di guerra e poi potete cambiarla e usare il solito pugnale con il passo del limiere per poter schivare qualsiasi attacco. Ve lo dico subito:
la cenere di guerra sugli avversari non si toglie. Una volta che attiva, avrà tutto il suo tempo di attivazione e di durata finché non scade, e anche se intercambiate le armi non ci sarà nessun problema, rimarrà comunque applicata. Non fatevi problemi a schivare gli attacchi usando il pugnale con il passo delle mire. Poi il resto è sempre lo stesso, le statistiche sono volte a massimizzare il danno da intelligenza. Adesso è presente il pugnale con voto aureo in maniera da fare ancora più danni. L'altra cosa che effettivamente è cambiata è il cappello dell'armatura. Ho messo quello di Ranni perché va a aumentare i danni di tutte le stregonerie di ghiaccio, dato che in questa versione sfruttiamo la bufera di Zamo. Questo non sembra, ma dà una bella mano a fare ancora più danni. Non l'ho detto, ma c'è il bastone di Lusat, è il più potente, quindi o questo, non avete molte scelte. Il resto dell'armatura ho utilizzato comunque quella di Roger, perché per stare leggero e all'interno del carico medio, questa penso che sia la migliore, anche perché una volta che avete attivato i due malus sugli avversari, quindi il ghiaccio e la cenere di guerra, voi volendo potreste utilizzare qualsiasi altro incantesimo o stregoneria per andare a fare danno agli avversari. Quindi sì, tecnicamente potreste usare due armi con le statistiche minime per attivare le due abilità, ovvero quella della spada di Milus e quella dell'assideramento, e poi avere una build completamente diversa, magari volta a sanguinamento, volta a danni da fuoco, volta a danni da frenesia, qualsiasi cosa. Quindi a voi interessa attivare quei due poteri. Poi ovviamente, se già quando utilizzate i poteri del ghiaccio sono iperpotenziati perché avete 80 in intelligenza, non sembra, ma ha un bel impatto su quasi tutti i nemici. Gli amuleti poi sono sempre i soliti, c'è quello da tank, quello dello scorpione che aumenta i danni magici, l'amuleto di Godfrey per andare ad aumentare tutte le abilità caricate, perché la bufera la potete caricare, e l'amuleto che aumenta tutte le stregonerie di molto a livello di danni. Sinceramente parlando, potreste togliere quello da tank e andare a mettere uno dei tanti altri, non so, l'altro che aumenta le stregonerie o magari quello che aumenta i danni a vita massima, ma non ve lo consiglio per il semplice motivo che voi andate vicino all'avversario utilizzando la bufera di Zamo, quindi potrebbe essere rischioso, e questo non sembra, ma vi rende un pochino più spessi a livello di difese per non morirci male con un singolo colpo. Poi c'è il balsamo con le solite due lacrime, quella dei punti azioni infinite per 8 secondi e quella che aumenta il danno magico. Poi vabbè, le evocazioni in questo momento, l'assassino dei neri coltelli, ma come al solito ci sono lui e i portatori dello scudo, i nostri cari opliti con lo scudo quadrato invece che tondo, che comunque sono dei muri con le gambe e non crepano nemmeno a pagare, e questo non sembra, ma vi dà un'ottima possibilità per lanciare tutta la combinazione sugli avversari. Come vedete dalle clip dei boss, questi vanno a tenersi il boss mentre combatte, voi andate magari dietro o di fianco, lanciate tutta la combo e lo shottate. Per il resto di evocazioni, sinceramente parlando, è meglio che non le utilizzate, soprattutto non utilizzate la lacrima riflessa, perché con un caster non va bene, ma proprio per niente. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere quelli che sono i danni di questa versione di build, poi dopo vedremo direttamente l'altra. Ok, direi che possiamo iniziare, però ho una piccola premessa da farvi. Adesso non riusciremo a vedere i veri danni potenziali di questa combo, perché nonostante sia in NG+5, il gigante quando attivo tutto regge a una singola bufera e rimane con tipo 100 HP, sì e no. Quindi non riesco a farvi vedere la stregoneria che va su un avversario colpito sia dalla cenere di guerra dell'arma che dall'assideramento. Questo purtroppo lo vedrete nelle clip in fondo, perché non ci sono mostri di base così forti. Comunque adesso andiamo e vedrete quanti sono i danni che può scatenare questo personaggio. Vediamo il balsamo, così risparmio in punti azione. Voto aureo col pugnale, ci avviciniamo. Cenere di guerra, colpito, terra magica e bufera caricata al massimo. Guardate, ok? Cioè è rimasto con talmente pochi punti vita che una seconda al massimo comunque non si vedrebbe. Cioè, voi capite, spero, che qui non si può valutare quanto effettivamente sia la potenza di questa combinazione. E lo dico subito, se avessi tolto questo amuleto e messo quello dei danni a massima vita, questo l'avrei shottato, perché ho già fatto la prova. Quindi
valutate un po' voi i danni e come può essere utilizzata questa build, soprattutto dalle creep in fondo, non solo da questo punto. Comunque, ripeto, ho sciolto il gigante con una singola skill, con una singola stregoneria. Questo dovrebbe già farvi capire quanto è il quantitativo di danno che questo personaggio può sviluppare. E niente, adesso andiamo a vedere l'altra versione e poi a vedere anche i danni di quella. In questa versione di build, molto semplicemente, ho tolto il pugnale, ho messo l'attizzatore della morte. Letteralmente voi potreste mettere il pugnale come terza arma, ma dopo, sinceramente, si va un po' a creare confusione tra gli oggetti, intercambiarli, usarli. Vanno bene così, poi vedete voi come vi trovate meglio, potete comunque aggiungerlo in fondo, come peso ci state. Questo è l'attizzatore della morte, come tutti sanno ha una cenere di guerra che viene ritenuta tra le più forti del gioco. Io stesso ho fatto una top 15 armi più forti del gioco, se volete prima o poi ve la porto come video, l'ho fatta insieme agli utenti che mi seguono su Discord, e questo era tra le prime armi perché è veramente veramente rotto come oggetto, ma veramente tanto, e causa assideramento in pochissimo. Quindi la combinazione tra questi due oggetti teoricamente è più forte della bufera, per il semplice motivo che la cenere di guerra di quest'arma vi permette di stare lontani, dato che ha molta 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 distanza in più di attivazione e di effetto rispetto a quella che è la bufera. Poi cosa ho fatto? Vabbè, ho cambiato il cappello di Ranni, ho rimesso quello del set dell'incantatore, dell'armatura di Roger, perché tanto non usate gli incantesimi o le stregonerie, ma la cenere di guerra, quindi non vi serve più il bonus che dava. Ovviamente ho cambiato l'amuleto che potenzia tutte le abilità caricate, perché qui non le usate, e ho messo quello di Alexander per andare a massimizzare i danni della cenere di guerra. In teoria, in questa versione, rimanendo lontano, potreste togliere questo, come dicevo prima, e mettere l'amuleto che aumenta i danni a vita massima, ma comunque non ve lo consiglio. Ripeto sempre che questo è utile per non morire con un singolo colpo. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere tutti quelli che sono i danni che causa questa versione di build. Devo essere sincero, non mi ricordo se il gigante regge a una cenere di guerra. Boh, adesso lo vedremo, perché comunque l'attizzatore della morte fa veramente un terreno di danni. Voto aureo. Attiviamo il balsamo. Avviciniamoci. Cenere di guerra della spada di Milos, attiviamo terra magica e poi facciamo la cenere di guerra dell'attizzatoio. Guardiamo, assideramento. No, muore. L'attizzatoio è più forte della bufera. E voi due cosa fate? Vi avvicinate? Vabbè, vi ammazzo così con gli incantesimi, anzi con le stregonerie che faccio prima. Continua a confondermi, dire incantesimi e stregonerie, perché alla fine è la stessa identica cosa. Sono magie, punto. Dovevano lasciarli come erano nei vecchi Souls, ovvero miracoli e incantesimi. Non fare incantesimi e stregonerie. Vabbè, questo è un mio problema. Comunque, anche questa versione, come avete visto, è devastante. Non ci si può fare nulla. I danni sono qualcosa di illegale. Andare a boostare ulteriormente tutti quelli che sono i danni causati da queste abilità volte al congelamento più del dovuto è qualcosa di assurdo. Ripeto, l'unico boss che potrebbe darvi problemi è l'ultimo, e forse, ma dico forse, quelli di cristallo, solo per il fatto che tecnicamente dovrebbero essere immuni a congelamento, se non mi ricordo male, ma non vorrei dire una cavolata. Per il resto, in un modo o nell'altro, questa cenere di guerra andrà a togliere una quantità di resistenze devastanti ai vostri avversari e voi li potrete scoppiare senza troppi problemi. Adesso, ve lo dico chiaro e tondo, l'unica cosa che dovrei farvi vedere di questa build è dove si trova questa spada, ma si trova all'interno della quest di Mangiasterco e più avanti di quello che uno pensi, perché se non sbaglio è oltre la metà della quest. Quindi in descrizione vi metto il link alla missione di tale personaggio, dato che l'ho fatta, ci ho messo una vita a farla perché è lunghissima come quest, è veramente tanto 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 lunga, mi ha richiesto veramente tanto tempo per farla tutta e spiegarla bene. Quindi spero che chiunque, quindi anche i giocatori nuovi, possano trovare questo oggetto e utilizzarlo in questa combinazione. Comunque, ripeto, come ho detto all'inizio, voi potreste cambiare anche l'interezza della build
utilizzare questa spada e un qualsiasi oggetto che causa assideramento, magari anche una cenere di guerra con uno scaling che non c'entra assolutamente nulla con intelligenza, e poi sfruttare altri effetti: sanguinamento, la frenesia, il fuoco dei giganti, il fuoco dei Cida, quindi il fuoco nero, qualsiasi cosa volete, i poteri aurei, i soffi dei draghi, il veleno, la marcescenza, sì, ma non contro tutti i nemici perché molti sono immuni. Fate un po' voi, questa versione di build è molto 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 malleabile, soprattutto se utilizzate le cenere di guerra, perché vi permettono di fare combinazioni X un po' con tutto. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Hobby per oggi è tutto, vi lascio alle clip contro i boss, come sempre che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video.